Sassari. Nei giorni scorsi il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Antonella Zedda, ha provveduto a nominare i responsabili dei dipartimenti regionali. Il responsabile della comunicazione di Fratelli d'Italia Sassari Audax, Pietro Pedoni, è stato nominato responsabile regionale del Dipartimento Comunicazione, mentre il dirigente Manlio Mesina sarà a capo del Dipartimento Regionale Legalità, Sicurezza e Immigrazione. Il lavoro, portato avanti in questi 2 anni e mezzo dal partito in città e nel territorio, continuerà quindi anche a livello regionale con i 2 dirigenti che, orgogliosi dell'incarico ricevuto, si impegneranno al massimo per continuare a contribuire alla crescita del partito guidato da Giorgia Meloni. Il coordinatore Zedda ha poi provveduto a nominare i responsabili di altri 2 dipartimenti regionali. A Monica Pulina, consigliere comunale di Alghero, è stato affidato l'incarico di responsabile del coordinamento regionale, dipendenze e terzo settore, mentre Marco Di Gangi, coordinatore del circolo di Fratelli d'Italia Alghero, si occuperà del Dipartimento regionale al turismo. Fratelli d'Italia quindi si rafforza, si organizza con il lavoro nei territori attraverso i dipartimenti che si occuperanno di specifiche materie. Potrà dare, come sempre, le migliori risposte alle necessità dei cittadini. A Sassari, in piazza Fiume, l'8 e il 9 aprile c'è stata l'esposizione finale dei lavori del progetto imprenditoriale che ha coinvolto gli studenti di terza e quarta del liceo artistico Figari e dell'istituto di istruzione superiore De Villa di Sassari, nell'ambito del progetto Social Business Demo, coltivare le capacità di aspirare, progetto promosso da Avanzi, sostenibilità per azioni e Telemaca, finanziato nell'ambito del progetto regionale Propilei, progetti pilota di eccellenza per l'innovazione sociale, programma operativo regionale FSE 2014-2020, Regione Autonoma della Sardegna. Con Social Business Demo si vuole migliorare la consapevolezza di sé degli studenti e le loro competenze, contrastare l'abbandono scolastico e mettere i ragazzi nella condizione di avvicinarsi al mondo del lavoro e crearlo, per migliorare contemporaneamente ciò che li circonda, con l'aiuto e supporto costante di insegnanti e tutor che li hanno accompagnati e messi nella condizione di svolgere autonomamente delle scelte imprenditoriali relazionandole a persone e ambiente, con un forte spirito di coesione. Si è partiti con una fase iniziale di apprendimento, con momenti di formazione frontale alternati a lavori di gruppo, al fine di identificare e progettare idee imprenditoriali che rispettassero i principi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Alla fine del percorso, poi, i ragazzi saranno ulteriormente incentivati con una premiazione. Sassari, si è concluso nella Chiesa dei Servi di Maria il settenario della Dolorata, curato dall'Arciconfraternita dei Servi di Maria. La solenne celebrazione del settenario è stata presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Gianfranco Saba. Sabato invece si è svolto il concerto per la Settimana Santa che la nostra emittente trasmetterà questa settimana. We'll be right back.
La Sardegna non è certo insensibile all'emergenza ucraina e così come è stato fatto sempre da Telegi, che ha diramato notizie utili per agevolare chi si trova in grosse difficoltà, il volontariato sardo risponde attivamente e grazie a Sardegna Solidale, oggi 11 aprile 2022, dalle ore 16 alle ore 18, si terrà la videoconferenza sul tema Emergenza Ucraina, dalla marcia della pace a Leopoli al servizio di accoglienza, l'impegno del volontariato per la pace, con l'intervento di Don Antonio Dell'Orio. Fra i promotori e partecipanti alla Marcia della Pace a Leopoli ed Emilio Garau, in servizio al centro di accoglienza profughi di guerra, introdurrà Don Angelo Pitau, promotore della Marcia della Pace in Sardegna. Speriamo che da questa videoconferenza arrivino azioni e fatti sempre più numerosi a seguito dell'accoglienza e della donazione di quanto è stato già fatto, utile per aiutare tutti i profughi di guerra che sono delle vere e proprie azioni devastanti e drammatiche generate dai responsabili che distruggono quanto è stato pazientemente costruito e la vita stessa di esseri innocenti. Alghero, i militari della stazione Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due individui ritenuti responsabili della ricettazione di quanto trafugato tra il 28 febbraio e il 2 marzo scorso presso l'Istituto Professionale Industria e Artigianato di Alghero. Il colpo, perpetrato in piena notte, aveva riguardato diverso materiale di studio, tra cui un compressore, due computer ed un motore. Gli ignoti autori si erano introdotti all'interno del plesso scolastico dopo aver forzato la porta d'ingresso e causando diversi danni. Erano riusciti ad asportare la rifurti in gran parte rinvenuta. I militari, grazie ad un'indagine serrata, hanno stretto in breve tempo il cerchio attorno ai principali sospettati, procedendo quindi, su delega dell'autorità giudiziaria, ad un decreto di perquisizione locale. Ed è proprio al termine di tale attività di polizia giudiziaria, svolta in due riprese, essendosi reso irreperibile uno dei due indagati, che i carabinieri di Alghero hanno potuto rinvenire gran parte della refurtiva celata all'interno di un garage occupato abusivamente. Un computer, il motore di un motociclo, un compressore, diverso materiale da carpenteria e tanto altro, oggetti e beni destinati agli studenti ma rinvenuti ammassati in un garage di proprietà comunale da molto tempo occupato abusivamente. Il disordine e la quantità di rifiuti presente all'interno non ha infatti scoraggiato i militari operanti, che per oltre una giornata hanno provveduto ad inventariare tutti gli oggetti presenti, successivamente riconosciuti dal responsabile del plesso scolastico. I due indagati dovranno rispondere ora del reato di ricettazione, mentre saranno svolti ulteriori approfondimenti su chi abbia materialmente commesso il furto. Alghero, i funzionari ADM in servizio presso l'aeroporto Riviera del Corallo, unitamente ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero in collaborazione con il personale della Sogeal Security, nel corso dello svolgimento dell'attività istituzionale di controllo passeggeri, hanno trovato nel bagaglio di un cittadino polacco in partenza per Milano, anche mediante l'utilizzo delle apparecchiature scanner, oltre 2 kg di ciotoli prelevati dal litorale di Bosa. Al passeggero, che si è dichiarato all'oscuro del divieto, è stata applicata la sanzione amministrativa prevista dalla legge, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3.000, oltre al sequestro dei ciottoli marini illecitamente prelevati. Buongiorno a tutti, oggi parliamo delle tortore domestiche e la tortora dal collare. In questa esposizione abbiamo la tortora dal collare mutata. Sono una coppia di tortore pezzate, abbiamo le due colorazioni, la pezzata e poi l'albina.
In questo caso abbiamo avuto praticamente delle mutazioni che sono state fissate dagli allevatori negli anni. La tortora domestica è un animale abbastanza frugale, si accontenta anche di una piccola voliera, di una piccola gabbia dove riesce tranquillamente a riprodursi. La cova viene portata avanti all'interno di un nido a coppa, viene portata avanti da entrambi i genitori che si occupano di portare avanti la covata gestendo interamente loro l'allevamento dei piccoli. La cova è composta generalmente da due uova e dura, viene covata da entrambi i genitori per 16 giorni. Anche in questo caso, come nei colombi, la tortora alimenta i piccoli per la prima settimana di vita con il famoso latte di colombo, dove appunto vengono trasmessi ai piccoli. In questo caso abbiamo un maschio che sta facendo la parata nuziale con il suo classico verso. E appunto, come vi dicevo, alimentano i piccoli con questo latte di colombo dove secernono tutti quelli che sono gli anticorpi necessari per l'allevamento, quindi la crescita dei piccoli. La loro alimentazione è basata su un misto per colombi e hanno necessità di una vasca per il bagno affinché il loro piumaggio, specialmente nella mutazione bianca, sia sempre mantenuto ordinato e pulito, quindi sicuramente di bella presenza, ecco, diciamo così. Alla prossima puntata. Calcio. Prima della sosta pasquale, il campionato di terza categoria prosegue la sua corsa verso sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, giornata di conclusione dei vari recuperi rimasti in sospeso. Nell'ultima giornata non si sono verificati grandi colpi di scena. Nel girone R sta sempre in testa l'Elpilli Punti, che battendo per 3-1 il Santa Lucia Sennori consolida il suo primato a 6 punti dalle inseguitrici. L'Andrea Doria ha strapazzato la Fulgor Sassari per 10-1, mentre il Codaruina si è imposto per 2-0 nel derby dell'Anglona contro l'Isola Rossa. Ora le due società attendono il recupero di sabato 16 aprile per definire chi dovrà ostacolare la corsa solitaria dell'Elpilli Punti. Non si è giocata la gara tra Saramonte e Sporting Paduledda, causa assenza arbitrale, mentre l'Ale Castiglia si è rilanciata in classifica battendo tra le mura amiche per 4-2 la Ciaccia. Nel girone F, dopo la schiacciante infrasettimanale dello Sporting Uri per 12-0 contro la nobile decaduta Alghero 1945, ha consolidato il proprio primato battendo i sassaresi del centro storico per 3-0. Dietro non molla la Tiesina, che nella spettacolare gara casalinga si è imposta per 4-3 nei confronti dei sassaresi del Deportivo Badelonga. Seguono in classifica i villanovesi del Minerva, che senza giocare hanno vinto 3-0 contro i corallini dell'Alghero 1945, i quali sono in piena difficoltà di organico. Tutti si augurano che il blasone storico del nord-ovest della Sardegna rinasca a vita nuova. Ancora una vittoria invece per la Junior Ozierese, che nel derby con il Lughedo San Nicolò ha vinto per 5-0. Infine frizzante pareggio tra Willer e Tutubella Santa Maria Regina, un 3-3 che ha divertito non poco il pubblico presente. Perhaps. If you can make
Amici 3G, continuate a seguirci, questo è semplice, guardate telegi.tv e ci portate ovunque nel mondo, continuate a seguirci. Emergenza Ucraina. L'associazione Croce Medica Sassari raccoglie abbigliamento e coperte, prodotti per l'igiene personale, prodotti per l'infanzia, che serviranno in occasione del viaggio di donne e bambini ucraini che verranno ospitati dal comune di Sassari. L'associazione si occuperà del ritiro a domicilio dei vari prodotti. Per informazioni e ritiro, contattare il numero 348-6386-647. Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari è aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biennio verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina Facebook Liceo Artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail sd020006@istruzione.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 18.30, il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45 e alle 23. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itangioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itangioiss@gmail.com. Visita il sito web www.islandsardinia.it. L'agenda digitale tascabile con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. TG, informazione e approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. TeleG guarda al futuro. La nostra emittente già da ora è visibile non solo in tutta la Sardegna, ma in tutti i continenti. Un progetto ambizioso che porterà Sassari, la Sardegna e le sue aziende in tutto il mondo. Per vedere TeleG sul vostro televisore basta avere una Smart TV ed una semplicissima connessione internet. Digitare www.teleg.tv ed aggiungere il canale tra i preferiti. Ma non solo. La potete già seguire dal PC o più semplicemente dal vostro tablet o addirittura dal telefonino ovunque voi siate. TeleG, la TV in tasca.